13 informazioni di garanzia nei confronti di altrettante persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata ai reati di estorsione, rapina e ricettazione e in alcuni casi anche il traffico di droga sono state inviate dalla Procura della Repubblica di Napoli e consegnate dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese nell'ambito di un'indagine avviata nel 2008. Durante questi 5 anni sono stati effettuati appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi, intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno consentito di sgominare un'organica associazione a delinquere operante nella zona di Napoli e Caserta, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla ricettazione di autovetture rubate. I riscontri eseguiti dai finanzieri hanno consentito di accertare che nei giorni successivi ai furti delle autovetture le vittime erano contattate telefonicamente dai malviventi per la richiesta estorsiva, il cosiddetto cavallo di ritorno, e a seguito di precise istruzioni venivano indicate le località dove recarsi per ritirare gli automezzi dietro il pagamento di una somma che era variabile a secondo del valore del bene sottratto. Dalle investigazioni è emerso altresì che gli estorsori, per non dar nell'occhio, per agevolare la riuscita dello scambio, utilizzavano una paletta segnaletica, una divisa analoga a quelle utilizzate dagli ausiliari del traffico. Nell'ambito della stessa operazione è stato scoperto anche un traffico di sostanze stupefacenti.